Madonnina così cara a tutti noi, insegnaci l'arte di pregare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vorrei questa sera parlare e pregare per invitare alla spiritualità delle briciole. Il Signore Gesù si rivolge a tutti noi, in particolare io penso ai malati, penso a coloro che sono costretti in casa da soli e io immagino che Gesù rivolga a loro queste parole. Non ti chiedo di dedicarmi tutto il tempo, donami solo briciole di tempo. Diventeranno scintille per illuminare le tenebre e vincere la tristezza. Non ti chiedo gesti eroici di carità, donami soltanto briciole di bene. Basteranno a chi è più povero di te per continuare a sperare. Non ti chiedo canti di esultanza e danze di gioia. Prova solo a offrire briciole di sorrisi. Chi ti viene a visitare ne sarà consolato. Non ti chiedo lungo discorsi, insegnamenti sapienti, offri solo briciole di parole. Anche tu puoi seminare il Vangelo e la sapienza che viene dall'alto. Non ti chiedo l'euforia degli ottimisti, custodisci anche solo briciole di fiducia. Non deluderò quelli che confidano nel Padre, quelli che credono in me. Così mi pare la confidenza di Gesù per tutti quelli che possono offrire la spiritualità delle briciole. Preghiamo Maria per tutti gli ammalati, per tutti coloro che sono provati nel corpo e nello spirito, per tutti noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Concludiamo la preghiera della sera. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questo giorno. Perdonami il male che ho compiuto. Se qualcosa di bene ho fatto, accettalo. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Buona serata, buon appetito. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.